Mi sono sempre piaciuti i circuiti, ho iniziato studiando elettronica, informatica e quindi circuiti all'interno del computer. Poi ho scoperto dei circuiti ancora più interessanti che sono quelli all'interno del nostro corpo. Mi chiamo Diego Ulisse Pizzagalli, sono un ricercatore in medicina computazionale all'USIT. I globuli bianchi sono le cellule del sistema immunitario che ci proteggono da microbi e da tumori. Per farlo, i globuli bianchi interagiscono tra di loro e con le altre cellule del nostro corpo in maniera coordinata, seguendo delle strategie di difesa ben precise. Quando un nemico viene rilevato, ad esempio un virus o una cellula tumorale, i globuli bianchi vengono reclutati dove è presente il nemico per sferrare un vero e proprio attacco. Ad esempio, possono formare un plotone per accerchiare il nemico ed isolarlo. Tuttavia, esistono dei microbi e dei tumori particolarmente aggressivi che riescono ad evadere queste strategie di difesa. È in questo caso che si ha origine a delle malattie anche gravi. All'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e all'Istituto Eulero di Lugano abbiamo uno dei microscopi più potenti al mondo, che ci permette di seguire i movimenti dei globuli bianchi all'interno del nostro corpo. Vediamo un video registrato in un linfonodo. Vediamo in blu dei neutrofili, che sono uno dei tipi di globuli bianchi, che vanno dalla parte interna verso la parte esterna dell'organo, dove è stato intrappolato il virus dell'influenza. Queste cellule stanno andando lì per catturare il virus e distruggerlo. Tuttavia, queste cellule hanno anche altre funzioni, ad esempio possono catturare il virus e trasportarlo in altri organi dove poi verranno prodotti degli anticorpi specifici per il virus. Per analizzare questi dati utilizziamo la teoria delle reti. Consideriamo infatti il corpo umano come una grande rete, una sorta di social network su cui le cellule interagiscono, si scambiano dei messaggi, formano gruppi. Cerchiamo quindi di applicare le tecniche utilizzate per lo studio dei social network per studiare questa rete di interazione tra i globuli bianchi, scoprire quindi quali sono le strategie di difesa del sistema immunitario e testare o sviluppare nuove terapie per andare a rendere queste strategie ancora più efficaci.